sul mio canale, oggi super colorata e con un make up super stravagante perché approfitto dell'occasione del Pride Month, quindi giugno, per farvi i miei consigli di 5 libri a tematiche LGBT+. È un modo secondo me per potervi consigliare alcune letture che magari potreste affrontare anche durante questo mese o comunque quando avrete voglia di leggere qualcosa a tematica LGBT+. Sono 5 tra i miei libri preferiti e quindi non vedo l'ora di consigliarveli. Il primo libro su questa lista è assolutamente il mio preferito e quindi dovevo togliermelo dalla lista per primo, ed è The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Questo libro tratta il tema della bisessualità, ma anche dell'omosessualità in un modo meraviglioso. È un libro che mi ha scaldato il cuore, mi ha fatto ridere, mi ha fatto piangere da morire. Ho veramente pianto come una bambina durante questo libro e è veramente un qualcosa che tutti secondo me nella vita dovrebbero leggere. Parla di Evelyn Hugo, questa ragazza che decide in America negli anni 50 di diventare una star del cinema e della sua vita. Infatti seguiamo le avventure inizialmente di Evelyn in vecchiaia, che affida a Monique, questa giornalista sconosciuta, praticamente il compito di scrivere la sua biografia, e quindi le racconta della sua vita, dei suoi 7 matrimoni e del perché ha divorziato così tante volte, qualcosa che lei non si era mai soffermata a discutere con la stampa. E poi ovviamente tramite questi flashback viviamo la vita di Evelyn mentre la vive lei stessa. È bellissimo, è una storia alla scoperta della propria sessualità, di quello che vuol dire innamorarsi, di un personaggio forte, con le idee chiare, che sa quello che deve fare per raggiungere i suoi obiettivi, un po' grigio perché non sempre sono scelte corrette, il tutto in questa atmosfera glamour di quello che è il retroscena, insomma, delle persone famose negli anni 50 e comunque a Hollywood. Bello, parla di difficoltà, di discriminazione, di tanti argomenti veramente importanti, e anche il commentario sul finale secondo me è un qualcosa di estremamente toccante. Io ancora inizio ad avere le lacrimucce agli occhi quando ci penso, perché è un libro che mi ha cambiato, mi è rimasto nel cuore ed è molto importante, almeno per quanto mi riguarda personalmente. La sua rappresentazione della bisessualità è meravigliosa e ho apprezzato tantissimo come Evelyn stessa sia un personaggio che non ha paura di combattere per se stessa e di giudicare, cioè non di giudicare, di rimproverare gli altri quando sbagliano su cose che magari ignorano, e io ho adorato tutto questo. Presto potrete leggerlo anche in italiano per l'Oscar Volt e quindi io non vedo assolutamente l'ora, ma secondo me l'inglese non è così difficile, potreste affrontare la lettura anche adesso. Il secondo libro che vi voglio consigliare è Red, White e Royal Blue, che praticamente adesso hanno un pochino letto tutti. Quando l'ho letto io l'anno scorso non l'aveva letto nessuno, ero lì da dire devo parlarne con qualcuno, perché è un libro super cute, questo romance puro, un po' più young adult rispetto a Evelyn, che invece è un libro più per adulti ma estremamente fluffy e cute. Quindi se volete una storia romantica un po' più semplice, questa fa assolutamente a caso vostro, e parla del figlio del presidente degli Stati Uniti d'America e uno dei principi inglesi, della monarchia inglese, e della loro storia hate to love, perché inizialmente si odiano, poi si amano, e ho adorato tutto questo. C'è una relazione a distanza, quindi scambio di lettere, email bellissime, piango, i feels. E mi è piaciuta tanto la proprio discussione su come uno dei personaggi metta in discussione quella che è la propria sessualità, perché fino al momento in cui si prova dei sentimenti per l'altro non aveva mai provato nulla per persone del suo stesso sesso, e su come in realtà loro abbiano la necessità di nascondere questa relazione perché potrebbe provocare problemi alla rielezione del presidente, oppure non accettata dalla monarchia, e come tante persone siano bigotte, ma in fin dei conti rimane un percorso estremamente positivo di due persone che affrontano coming out, i problemi e anche le gioie di far parte della comunità LGBT+. A me è piaciuto da morire, non succede granché a livello di trama, però è la storia d'amore di loro due ed è estremamente tenera, quindi se volete qualcosa di veramente super romantico, cute e che vi faccia sognare, che è paragonabile un po' alla sensazione che vi posso dare una commedia romantica in televisione, io vi consiglio assolutamente questo. Andando avanti invece, se volete qualcosa di un po' più particolare, io vi consiglio di Did How You Lose the Time War di Amal Elmohler e Max Gladstone. Questo libro è di genere fantascientifico e presto verrà tradotto da Mondadori, quindi potrete leggerlo anche voi. È un libro particolare perché è di genere fantascientifico
e parla di Blue e Red, queste due ragazze che fanno parte di fazioni opposte in una guerra dello spazio e nel tempo, che hanno il compito, insomma, di muoversi nel tempo per andare a modificare alcuni avvenimenti, portando ad un futuro più favorevole per la propria fazione in questa guerra, che inizialmente si lasciano messaggi di sfida e scherno, perché ovviamente sono rivali, sono le migliori dei rispettivi campi e quindi si sfidano, ma poi questo scambio di lettere diventa un qualcosa di più profondo, le due iniziano a confrontarsi e a conoscersi meglio e poi ovviamente nasce qualcosa tra di loro ed è bellissimo vedere come inizialmente due personaggi così diversi, Red che viene da un mondo super matematico e scientifico e Blue che ne viene da uno super a contatto con la natura, riescano a trasformarsi, a capirsi e boh, niente, a volersi e a scegliersi. Io l'ho adorato, è scritto in un modo molto particolare, è un po' difficile da capire se non si legge bene l'inglese, ma questa cosa è voluta ovviamente per portare il lettore a concentrarsi su quello che è il rapporto di Red e Blue, anche il contorno, l'atmosfera, insomma l'ambientazione fantascientifica rimane un po' confusa, ma appunto per concentrare il focus del lettore su Red e Blue e su quello che è importante veramente, cioè i loro sentimenti, è veramente meraviglioso e io considero veramente i messaggi che le due si mandano pezzi d'arte, cioè sono veramente opere d'arte che io incornicerei in casa mia perché sono bellissime. Penso di non aver mai letto lettere così romantiche in vita mia. È un libro che tutti dovreste veramente leggere e io ve lo consiglio da morire. Andando avanti, il prossimo libro di cui vi voglio parlare è Captive Prince di C.S. Pocket, o in italiano Il principe prigioniero, appunto. Tutta la trilogia è edita dalla Triskel e quindi potete leggerla anche in italiano. È un libro molto carino secondo me, anche se un po' differente dagli altri, nel senso che è ambientato in un mondo fantastico, anche se di magico non c'è nulla, in cui viene legalizzata quella che è la schiavitù sessuale. Quindi la storia parla di questo principe che viene un po' per complotto venduto come schiavo al principe nemico e la loro storia. Questo principe è poi in realtà un gran sadico, o almeno così pare, due inizieranno a conoscersi meglio e quindi si svilupperà un qualcosa. Ma nonostante la bella presenza della storia d'amore c'è anche molto di più, ci sono complotti, intrighi, guerre e azioni, quindi è un libro che vi terrà veramente super interessati se non cercate solo il romance ma comunque volete una storia di fondo abbastanza valida. È un libro che a me era piaciuto veramente tanto e è amato un po' in generale in tutta la community, quindi su questo non vi potete sbagliare. Andando avanti, l'ultimo libro che vi consiglio è Daughter of the Burning City di Amanda Fudi. È un libro che non vedo nessuno recensire e non vedo veramente nessuno parlarne ed è un libro standalone che a me è piaciuto da morire e in realtà non è presente in italiano, quindi potete leggerlo solo in inglese, ma molto molto originale e parla di questo circo errante che appunto ospita anche la nostra protagonista che non ha gli occhi ma riesce a creare delle, cioè ma ci vede lo stesso, boh, non si sa come, riesce a creare e a portare in vita alcuni suoi disegni e sono un po' la sua famiglia, quindi lei in questo circo crea degli spettacoli con loro e c'è una bellissima rappresentazione sia della bisessualità, dell'omosessualità e anche della sessualità. Quindi veramente ce l'è per tutti i gusti, ma nonostante questo, cioè il romance non è il fulcro della storia, è una storia stra-atmosferica, veramente se volete un qualcosa che sia descritto così bene da coinvolgervi e davvero rendervi partecipe dell'esperienza di lettura, questo libro fa per voi. C'è anche un mistero, iniziano ad esserci degli omicidi misteriosi, quindi se anche questo tipo di trama vi può piacere è assolutamente un libro che io raccomando tantissimo, mi era piaciuto veramente veramente molto, non solo per la rappresentazione ma anche per la storia in sé e come il libro precedente è la storia perfetta se cercate un libro che abbia altro oltre che a romance ma che comunque quando parla di romance lo fa in un modo estremamente rappresentativo e ben fatto, cosa che ho apprezzato terribilmente, mi è piaciuto veramente veramente tanto. Il libro rimane super originale, è inoltre uno stand alone quindi perfetto se non volete appunto leggere una serie invece, anche se quasi tutti quelli che vi ho consigliato sono standalone, almeno questo è fantasy e standalone. Ebbene sì ragazzi, questo era l'ultimo libro di questa mini top 5, io spero che vi sia piaciuta. Come sempre ho cercato di introdurre più generi, quindi fantasy, sci-fi, contemporaneo e anche più target, quindi alcuni libri per adulti e alcuni young adult e spero insomma che questo vi sia piaciuto, spero anche che ognuno di voi abbia trovato almeno un libro tra questi che vi interessa da portare avanti almeno per il mese di giugno.
Fatemi sapere giù nei commenti quali libri LGBT+ invece voi consigliate a me, e soprattutto se avete già letto qualcuno di quelli che vi ho consigliato io e se vi è piaciuto. Tra virgolette, leggete The Seven Husbands of Erin Hugo. Leggetelo, ve prego! E sì, questo è tutto per questo video, io spero veramente che vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!